Il Teatro Stabile del Veneto con una capienza al 50% chiude subito, con una capienza all'80% chiude a dicembre. Quindi o viene restituita la possibilità a tutti di entrare a teatro e quindi di pagare un biglietto, oppure noi moriamo, ma con noi muore tutto il teatro. A lanciare l'appello al governo affinché si porti il pubblico a teatro ad una capienza del 100% è il presidente del Teatro Stabile del Veneto, che conta nei tre palcoscenici di Venezia, Padova e Treviso 2.265 posti a pieno regime. Appello che arriva nel giorno di presentazione del programma della nuova stagione teatrale Scenari senza confini, cartellone che ha l'obiettivo di coniugare l'internazionalità tenendo salde le radici sulla tradizione. Sicuramente per noi un grande segnale anche di speranza e di fiducia nei confronti del futuro. Vogliamo che i teatri riaprano a piena capienza e che il nostro Teatro Stabile del Veneto riprenda ad avere quel ruolo centrale per la cultura veneta e che il suo riconoscimento di teatro nazionale. Questo è il nostro impegno per il futuro. 20 titoli e 140 serate di spettacolo tra il Goldoni, il Verdi e il Mario del Monaco, di cui 6 debutti in prima nazionale. Si parte il 14 con la Turandot di Carlo Gozzi, adattata e diretta da Pierluigi Pizzi. Stagione che conta su nuove produzioni con attori, registi, ballerini amati dal pubblico, da Robert Wilson, Peter Brook, Anna Foglietta, Ottavia Piccolo, Monica Bellucci, Alessandra Ferri, solo per citarne alcuni. Una stagione che unisce il teatro e la drammaturgia e gli adattamenti moderni di classici e poi spettacoli goldoniani. Attenzione al territorio, che si manifesta anche con una serata al Verdi dedicata all'Urbs Picta, così come sarà celebrata la ricorrenza della Giornata Internazionale della Cultura Ebraica. Mentre ad arricchire il calendario della stagione del Teatro Mario del Monaco sarà il cartellone lirico-concertistico che partirà il 20 ottobre con il Don Pasquale di Donizetti.